Radio Radicale, siamo con la senatrice Paola Binetti dopo che insomma, Draghi ha rassegnato le dimissioni, ha annunciato di voler rassegnare nelle mani del Presidente della Repubblica le dimissioni. Probabilmente mercoledì Draghi darà delle comunicazioni in Parlamento. Insomma, volevo sapere lei che pensa se. Davvero è un fulmine a ciel sereno, anche se in parte c'erano Qualche nube c'era. tutti i segnali che sarebbe potuto accadere. La fiducia oggi in Senato è stata una fiducia ampiamente positiva. È vero, i 5 Stelle non hanno partecipato al voto, ma la maggioranza c'è stata ed è stata una maggioranza molto coesa e molto compatta nel confermare la propria fiducia al Presidente Draghi. Credo che se lo stesso Presidente Draghi volesse ripercorrere alcuni degli interventi che ci sono stati oggi, ne potrebbe ricavare elementi, diciamo, di stima, di apprezzamento, di fiducia, potrebbe toccare con mano come il Senato è con lui. L'operazione fatta dai 5 Stelle è quella che noi oggi chiameremmo un'operazione veramente di scappati di casa, cioè un'operazione in cui si vede concretamente la mancanza di esperienza politica, la mancanza all'interno del gruppo di persone che abbiano vissuto altre situazioni di crisi, altre situazioni drammatiche, cioè dei senior, i saggi, i sapienti di un partito. Ogni partito che ha una storia al suo interno c'ha anche una sorta, diciamo, di dialogo intergenerazionale. Ci sono persone che hanno più esperienza e persone che ne hanno meno. In questo caso veramente abbiamo potuto toccare con mano la totale mancanza di un'esperienza reale vissuta nel gestire le crisi, perché per un puro problema di identità da parte del gruppo, per un problema sicuramente di ripicca, di rancore, di lutto non elaborato da parte di Conte, hanno voluto tirare la corda fino a spezzarla. Ma di questa corda pagheranno il prezzo gli italiani, perché indubbiamente andiamo incontro a un periodo di grande incertezza e di grande confusione, e pagheranno il prezzo anche loro alle prossime elezioni, perché non c'è dubbio che la responsabilità di questa crisi, la responsabilità di aver voluto tutelare piuttosto il proprio punto di vista che non il benessere degli altri, è tutta del Movimento 5 Stelle. Adesso lei si aspetta qualcosa da Conte? Guardi, per me Conte, se va a casa e torna a fare il professore universitario e si dimentica l'attività politica e si fa un bel ritiro, diciamo, di riflessione e di elaborazione, fa un servizio a tutto il paese. Senta, Mi chieda se mi aspetto qualcosa da Draghi. no, beh, da Draghi, cosa si aspetta da Draghi? Ha visto che domanda ficcante le ho fatto? Mi Allora. aspetto che Draghi sia il Draghi che è, quello che ha detto costi quello che costi, l'euro si salva. Oggi mi aspetto che Draghi dica costi quello che costi, il paese si salva. Anche Anche senza il Movimento 5 Stelle. senza 5 Stelle. Siamo vissuti Sì. benissimo. Ci sono decenni di vita della Repubblica senza 5 Stelle. Si figuri se non possiamo vivere ancora un altro po' senza 5 Stelle. Che imparino a fare la politica, che imparino, che vadano a scuola. Senta, quando ha sentito che Di Maio diceva che lo stavano pianificando da mesi, che ha pensato? Penso che sia vero e che nessuno più di lui lo abbia visto nascere dall'interno questo dissenso, però proprio per questo avrebbe dovuto il coraggio di uscire allo scoperto prima e di costruire prima, più e meglio il suo gruppo. L'ultima cosa, mercoledì fanno marcia indietro? Qualunque cosa facciano, ormai No. sono inattendibili al 100%. Preferirei che Draghi decidesse di governare anche senza di loro. Ce ne faremo tutti una ragione, l'Italia intera se ne farà una ragione, Anche il anche il PD. PD? Il PD dovrà trovare un'altra strategia per fare il suo campo largo. Dovrà aprire di più a Calenda, dovrà aprire di più a Renzi, Letta dovrà, come si dice in gergo, anche lui venire a Canossa. Se ne farà una ragione anche lui, perché altrimenti la partita è totalmente persa per lui e per la sinistra. Grazie a Paola Binetti dell'UDC.